Dire che un anime è originale è spesso un grande rischio, poiché la stessa definizione di originalità è di per sé traballante. Che cosa rende un prodotto originale? Che cosa lo rende invece una banale copia? La questione è così complicata che si possono sentire persone, fan di anime, che considerano serie come Code Geass dei prodotti non originali solo perché hanno preso spunto da Mobile Suit Gundam e da Legend of the Galactic Heroes. Io, personalmente, considero buone tutte e tre le serie, ed ognuna di loro ha un suo elemento che la caratterizza e la rende unica nel suo genere. Code Geass, pur prendendo ispirazione da questa serie, non è per questo meno valido come prodotto rispetto ad altri. La sua originalità sta nel fatto di aver riproposto determinate tematiche che avevamo già sentito in Legend of the Galactic Heroes, ma con un pizzico di elementi magici. Già la stessa presenza di Sichu in Code Geass e della trama del contratto tra lei e Lelouch è da considerarsi un'aggiunta che in nessuna delle sue fonti di ispirazione era stata concepita. Con questo non voglio asserire che Code Geass sia meglio o peggio delle fonti di ispirazione, ma bensì voglio semplicemente cercare di tracciare una linea di confine tra ciò che può essere considerato originale e ciò che non merita di essere considerato come tale. Forse sto cercando di fare l'impossibile. In fin dei conti viviamo in un'epoca praticamente invasa dalla presenza di produzioni giapponesi ed ognuna di queste può essere già di per sé considerata originale a modo suo e nel suo piccolo universo. Ma se questa è la convinzione che tutti noi abbiamo, allora sembrerebbe quasi impossibile stabilire i criteri di originalità di un'opera. Ma si presti attenzione, perché io ho detto che sembrerebbe impossibile. In realtà l'impossibilità di stabilire tale criterio è data dalla paura di dare un pregiudizio ad un prodotto. Io per primo non giudico mai un anime se prima non lo guardo. Dire che un anime non è originale sarebbe come precludergli la possibilità di essere considerato un buon prodotto. E tutto ciò senza neanche averlo visto. Il che, lo so, non è una cosa che fanno in molti, ma pensate a quanto sarebbe facile scegliere che cosa guardare se tutto il mondo dell'animazione giapponese fosse diviso in originale e non originale. Un sacco di anime verrebbero pregiudicati invece che giudicati in base al loro effettivo contenuto. Ma noi, in quanto spettatori, pur avendo paura di questa possibilità, siamo comunque capacissimi di comprendere quale prodotto originale e quale non lo è. Chiunque saprebbe distinguere il rapporto tra Dragon Ball e Naruto da quello tra The Asterisk War e Chivalry of a Failed Knight. Nel primo caso intercorre una vera e propria differenza dettata dalla scelta storica dei personaggi e dello sviluppo della trama. Sono entrambi shonen con dei protagonisti praticamente al centro di ogni cosa? Sì, certamente, ma sono due storie completamente diverse, che pur avendo le loro somiglianze, hanno anche le loro ben note differenze. Questo rende Naruto e Dragon Ball nei loro meriti dei prodotti originali. Ma The Asterisk War e Chivalry of a Failed Knight non possono di certo dire la stessa cosa. Non solo sono praticamente identici, ma a loro volta hanno copiato praticamente le stesse tematiche del tipico anime scolastico con superpoteri. Questo dice a noi che è molto più semplice di quello che si pensa tracciare una linea che divide un anime originale da uno che non lo è. Ma che cos'è l'originalità? Creare nuove idee è molto difficile, se non impossibile. Per il semplice fatto che vivendo in un mondo connesso sia via internet che attraverso i prodotti di intrattenimento, quali libri, fumetti e televisione, siamo sempre influenzati da qualcosa. Le idee ci influenzano e ci ispirano a creare qualcosa di diverso. L'originalità non è semplicemente dire ho visto Bruce Lee che faceva arti marziali e adesso al suo posto ci metto Jackie Chan. L'originalità ai giorni nostri è prendere una tematica e ritrattarla in maniera diversa, sia a livello storico che artistico. Ed è per questo che voglio parlare di Dantaglia no Shoka. L'anime di Dantaglia no Shoka, uscito nell'estate del 2011, è basato su una serie di light novel scritta da Gakuto Mikuma. L'anime lo vidi la prima volta circa 6 o 7 mesi fa e prima di vederlo non avevo idea di che cosa si trattasse. Forse di mostri? Forse di magia? Forse era un investigativo? Un po' di tutto questo, ma in principal modo parlava di libri, libri magici. La cosa in sé non mi impressionò più di tanto, eppure nel vedere l'anime veni travolto da una delle intuizioni più originali che i miei occhi abbiano mai visto. Persone con al loro interno biblioteche. Ma davvero, solo quello mi aveva colpito. In realtà sì e no. Nel vedere la storia di Dantaglia no Shoka mi sono innamorato di un anime che non era semplicemente delizioso a livello estetico, ma era anche un'armoniosa combinazione di poesia e magia. Ma partiamo dall'inizio. Di che parla questo anime? Senza fare spoiler, vi darò un'infarinatura generale della storia. L'anime parla di Hugh Anthony Dissword, un pilota della prima guerra mondiale che eredita dal defunto nonno la sua biblioteca insieme ad una chiave. All'interno della biblioteca incontra una bambina di nome Dalian, che si scoprirà contenere al suo interno la biblioteca mistica di Dantalian. Per poter accedere alla biblioteca, Hugh deve recitare una formula magica per poter evocare la suddetta chiave, quella citata prima. La cosa interessante del momento in cui Hugh usa la chiave è che la serratura è posta sul petto di Dalian. Tale riferimento è già allegorico di per sé e lo comprendiamo dai tratti di Dalian. La piccola ama passare il tempo a leggere i libri, al contrario di altre ragazze come lei, Flamberg e Raziel. Dalian ha un particolare attaccamento ai libri e al loro valore. Per questa ragione la biblioteca è posta nel suo cuore. Ma non è solo questo. Nell'osservare il momento in cui Hal apre la biblioteca di Flamberg posta al ventre, si osserva come per lei la cosa sia dolorosa.
aprire il portale è doloroso, ma per Dalian è un po' come mostrare un tesoro. Il suo stesso modo di intendere i libri fantasma, ovvero come qualcosa che dovrebbe essere celato, è un riferimento al fatto che lei per prima tende a tenere per sé ogni singolo libro, dal momento che viene visto come un qualcosa di personale, un tesoro unico. Tale rapporto si unisce brillantemente con la metamorfosi di Hugh. Quando egli accede all'interno della biblioteca si trasforma in un bambino ed osserva il mondo che lo circonda con occhi al contempo curiosi e stupefatti. Io ho sempre interpretato la presenza di un bambino all'interno della biblioteca come l'elemento innocente che non nuocerebbe mai a dei libri. In tutto il mondo di Dantaglia Noshoka sono sempre gli adulti a fare un uso sbagliato dei libri fantasma, ma il bambino, in opposizione, proprio perché è puro e osserva quella biblioteca mistica come se fosse in un sogno, non lo farebbe mai, non li userebbe mai come degli strumenti di potere. Ma quando Hugh è ferito e si presti attenzione e accede alla biblioteca, allora la stessa logica non vale. Non si trasforma in un fanciullo, ma rimane adulto, perché le ferite sono un'impurità, sono date dal mondo adulto, che è sempre violento ed in conflitto. A prova di questo, se si ascolta la sigla d'apertura completa, Crass Nun Quam Cire, si nota che all'inizio di questa parte una melodia molto dolce, che ricorda i bambini, e poi solo allora parte la lirica. Dantaglia Noshoka non parla solo di libri magici, ma di come questi vengono vissuti dal mondo adulto, che li vede come forme di potere, e dal mondo infantile, che li vede con curiosità e con voglia di conoscerli. Non a caso che il custodisce è di per sé una bambina. Quando apre le porte della biblioteca è come se lasciasse al custode della chiave di prendere il cuore. Il bello è che tutte queste cose non vengono dette, devono essere intuite. In questo senso Dantaglia Noshoka è come poesia in movimento, è un racconto che deve essere interpretato. Persino gli sfondi delle ambientazioni sembrano dei dipinti, probabilmente come se volessero rievocare una sensazione di sogno. Tutto in Dantaglia Noshoka risveglia l'immaginazione, dalla trama stessa alle colonne sonore, che sono tra le più belle che io abbia mai sentito. Ascoltandole in cuffie ad occhi chiusi, avrete come la sensazione di trovarvi all'interno di un sogno dove ogni cosa è possibile. Questa è la potenza di questo anime, ma sfortunatamente ha anche una grande debolezza che riguarda l'elemento che più può attirare l'attenzione: le biblioteche viventi, appunto. Personaggi come Dalian, Flamberg e Raziel sono stati amputati, la loro storia è praticamente inesistente, non hanno una biografia e non possiamo comprendere nulla delle loro origini, e questo dal mio punto di vista ha impedito all'anime di godere di una maggiore fama. A questo però si aggiunge il discorso dell'originalità fatto nella premessa. Non in poco nella community hanno paragonato Dantaglia Noshoka ad un anime dello stesso anno che finì nel luglio 2011, proprio quando iniziò Dantaglia Noshoka, ovvero Gossick di Kazuki Sakuraba. Non in pochi hanno pregiudicato Dantaglia Noshoka vedendolo come una copia di Gossick, sorprendendosi addirittura del fatto che vi fossero degli aerei e delle macchine, perché guidati dalla loro presunzione avevano pensato che Dantaglia Noshoka fosse ambientato in epoca vittoriana, quando persino Gossick è ambientato in un'epoca post prima guerra mondiale, nel 1924 circa per essere più precisi. Questa fase che Dantaglia Noshoka ha ottenuto ingiustamente ha impedito a questa serie di splendere, mostrando così la sua originalità non solo nella sua scelta stilistica ma anche nella creazione di personaggi e dell'universo magico che voleva presentare. Cercare di trovare contenuti originali nel mondo dell'animazione giapponese non è mai un male, permette di aprirsi alla possibilità di assistere a qualcosa di nuovo e a mettere in discussione qualcosa che prima forse non si pensava neanche avesse una certa rilevanza. Nel momento in cui ho finito di guardare Dantaglia Noshoka mi sono chiesto: che cosa penso di quest'anime? La mia risposta difficilmente cambierà, perché è più o meno la stessa per tutti i prodotti che hanno subito lo stesso trattamento e che si sono sviluppati allo stesso modo. Dantaglia Noshoka è un anime originale, poco curato a livello di trama e amputato da una serie di ignoranti pregiudizi. Io consiglierei a tutti però di guardare Dantaglia Noshoka non tanto perché spero di riuscire a rianimare il suo cadavere, anzi, so perfettamente che è un prodotto molto difficile da apprezzare, ma perché io credo ancora nel potenziale di questa serie. Criticherò sempre la sua debole trama, ma il suo apparato artistico ed allegorico, a mio parere, è intoccabile.